Grazie a lei, consigliere. Aveva chiesto la parola il proponente, il consigliere Ascani. Prego, consigliere Ascani. Allora, sì, assolutamente favorevole all'emendamento, nel frattempo lo sta riportando per iscritto, un piccolo suggerimento nell'inserirlo e se possibile metterlo anche come altra opportunità, perché sicuramente ci sono più strade su questa questione e anche ecco, quindi rivolgersi all'ente presentato al consigliere Caggiola ben venga come opzione aggiuntiva. È presentato bene l'esempio di Ostia e che specifica la necessità del perché andare insomma a chiedere un plus rispetto alla normativa vigente, perché purtroppo spesso non è stata del tutto efficace. Invece c'è un case history, un esempio vincente come quello di Ostia, ma anche come quello di Tarquinia, che grazie comunque a un passaggio dove l'amministrazione comunale ufficialmente riconosce questa criticità e questa possibilità di superare attraverso ecco, lo strumento di questi attrezzi che vengono messi in mare, permette poi di procedere con dei progetti come quello LIFE. E anche il consigliere Agalo ha ricordato dei passaggi parlamentari, ci sono stati passaggi parlamentari anche in commissioni che hanno visto poi in alcune commissioni come quell'ambiente il voto favorevole per bloccarla, poi purtroppo del tutto, poi purtroppo è stata bocciata dalla commissione pesca che ha tutelato quella insomma la parte riguardante i pescatori. Comunque noi qui ci stiamo occupando soltanto della parte entro le 3 miglia, perché la criticità maggiore per il momento è superare questa fase in cui gli enti preposti non riescono con questa normativa a superare questo problema. Visto che è stata vincente questa modalità, insomma, speriamo di poter tutelare con questa mozione anche la nostra costa. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Se abbiamo pronto il testo dell'emendamento, un minuto di sospensione. Il consiglio riprende adesso. Sì, riprendiamo l'attività del Consiglio. Mi è stato fornito il testo emendato che prevede nella parte del dispositivo quanto segue. Nella pagina 2 dice di promuovere un progetto e quindi viene fatto un inserimento. Promuovere un progetto ed inoltrare anche alla Regione Lazio per competenza per la salvaguardia del nostro ambiente marino coinvolgendo i comuni limitrofi. Poi alla fine viene aggiunta nella fase finale come realizzato nel tratto di costa di competenza del Comune di Roma e precisamente presso le secche del Tor Paterno di Castelfusano. Quella prima parte già l'ha letta. Io proponevo, se il Consiglio poi, eliminare la parte che dice affondamento in aree di particolare interesse biologico e grandi blocchi di cemento capaci di danneggiare le reti. Io escluderei il danneggiamento delle reti e lascerei l'affondamento dei massi. Per interdire, sì, quello è l'effetto, ma noi votiamo una mozione, quindi dissuadere. Esatto, sostituire, danneggiare col dissuadere è una cosa che magari ci preserva una qualche. Bene, sottoponiamo al voto del Consiglio la mozione così come letta, integrata e modificata dai lavori del Consiglio Comunale. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti. E non essendoci altri punti da discutere, il Consiglio Comunale è chiuso. Si comunica inoltre che il Consiglio Comunale di domani non si terrà in quanto non ci sono punti all'ordine del giorno. Buona serata e convochiamo la conferenza di capogruppo per giovedì alle ore 19. Buona serata a tutti.